progetti, soprattutto gli investimenti al sud non riescono ancora ad arrivare, e quindi era giusto trasmettere l'esperienza che sto avendo in questo momento in Lombardia, nella fattispecie a Milano, nei protocolli di certificazione energetici ambientali che vengono perseguiti oggi dai fondi di investimento. Dalla parte environmental dell'edificio siamo arrivati poi agli investimenti di DG, cioè siamo usciti a chiudere la quadra, non parlare solo semplice di bioarchitettura che si è sempre parlato, ma di dare un apporto, diciamo, oggettivo, un'evidenza di come gli impatti oggi possono essere pesati. Ho parlato poi alla fine della certificazione del Wellbeing, che faceva ovviamente ridacchiare i nostri colleghi quando io ho trattato la parte della salute a livello di alimentazione, perché il protocollo appunto tratta anche l'alimentazione. E questo perché appunto stiamo avvicinando spesso, fortunatamente, a un mondo, una realtà più globale, e quindi auspico anche alle mie latitudini che spero che arrivi, grazie al fatto della globalizzazione e anche fondi ESG, investimenti di una certa qualità.